Ragazzuoli, allora mi sono dimenticata di farvi vedere tre cose che ho preso dal cinese. Allora, questo levatorsoli che ho visto per fare le frittelle di mele, che non serve il coltello per scavare la mela, devo imparare a usarlo perché non lo so usare. Il levatorsoli a 2 euro forse, 1,50 euro, 1,90 euro, non mi ricordo. Questo qui fa i cerchi, fa il buco in mezzo alla mela, così fate le fette di mela e poi c'è il buco dentro, scavate la mela, togliete i semi praticamente. Levatorsoli, c'è solo bianco, costava poco dai cinesi, l'ho comprato che mi serve per fare le frittelle di mele e altre ricette sicuramente. Mi piaceva anche prendere tipo il contenitore del limone da mettere il limone, ma io compro il limone di solito, a volte compro il succo di limone, a volte compro il limone intero. Ma se avete il limone intero o mezzo limone c'è la confezione del limone di plastica. Anche il portaaglio, mi piacerebbe comprarlo, ma io l'aglio in frigo non lo tengo mai, lo metto in freezer nei contenitori. Ho preso questo tappeto già come regalo di Natale, non per me, l'avrei comprato per me stessa, ma non è per me. C'era anche viola con i fiori di lavanda. È bellissimo questo, bello spesso da cucina. Ce n'erano anche altri tappeti da cucina, bellissimo. Con i cuori, spero che piaccia alla persona a cui verrà regalato questo tappetino. Poi ho preso questo mega sacchetto a 2 euro. E qui ci metterò qualcosa da regalare, appunto. Ho il tappeto, ma non ci sta il tappeto dentro. O ci metterò qualcos'altro. Con gli elfi. Poi il sole non si vede, ma ci sono gli gnometti. Non so se sono elfi o sono gnomi. Non si capisce. Col cappello rosso, piccolino, bellissimo, con scritto Christmas. Merry Christmas. Ce n'erano anche altri più piccoli con altre scritte. Ce n'erano anche in tinta unita, non natalizi. Ma io l'ho comprato natalizio. Qua ci si può anche scrivere auguri da Serena per eccetera. E quindi ho comprato questo. È enorme, veramente, veramente gigantesco questo sacchetto. E basta. Oh, sono illuminata dal sole, ragazzi, veramente. Sono le 10 del mattino, adesso devo andare a fare colazione. Ci vediamo dopo. Magari se farò altre cose, passerò l'aspirapolvere oggi sicuro. C'è di nuovo la polvere nei mobili, l'ho appena tolta. Ieri l'avevo tolta, oggi c'è di nuovo. Sono mezza illuminata, mezza no. Guardate che bella sta maglia, spessa, enorme, il collo un po' alto. Vabbè. Al Lidl ho preso le candele, ho preso da mangiare, ho fatto il video spesa. Voi come state? Grazie Ilenia, grazie Laura, le mie amiche, perché per me sono amiche, che mi scrivono, che si fanno sentire, che mi rispondono. Grazie Agata per i messaggi su WhatsApp. Grazie Ele4Full su YouTube, ti ho già ringraziato, ma ti ringrazio di nuovo. In altri video ti avevo già nominato, ti avevo già salutato. Mamma mia, il sole fa un caldo, sembra luglio. Ci sono gli insetti come se fosse luglio. Devo cucinare per forza, perché per mangiare bisogna cucinare. Stasera già non so cosa cucino. Devo fare il menù settimanale, se riesco, di nuovo. Ragazzi, mi piacerebbe andare sui go-kart, ma ho paura di farmi male. Non sono mai stata sui go-kart, però ho visto che è vicino a dove vivo io, insomma, la pista per i go-kart, bellissimo. Io dico, ci sono un sacco di slot machine, di negozi dove ci sono queste macchinette, ma io le brucierei, le abolirei le macchinette, le slot machine. A cosa servono? A spendere i soldi, a sprecare i soldi. Cioè, finché compri roba da mangiare va bene, tappeti, regali di Natale, regali di compleanno, maglie, vestiti che servono, scarpe, ok. Ma perché devi andare a giocare alle macchinette? Perché? Perché? Meno male che non ho nessuno che gioca alle macchinette, perché non sopporto. Mi fa venire la rabbia questo discorso. Le macchinette, le slot machine. Dove ti giri c'è una slot machine. Poi illuminate come fosse giorno, c'è una roba. La scritta slot, qui c'è la slot, ma vaffanbagno, chi l'ha inventata queste slot? Io non le sopporto. Fanno schifo veramente, non le sopporto, non mi piacciono. A dopo, a presto. Voi dove andate a fare la spesa? Vi trovate bene al Lidl? Molte persone, tipo Alessandra, forse anche Ilenia, mi sembra sì, che va all'Eurospin, loro vanno all'Eurospin. Anche a mia madre piace l'Eurospin, per dire, forse anche a mia nonna. Ciao, la mia famiglia, ciao. L'Eurospin io ce l'ho lontano. Come negozio, è un discount, non so, ci sono andata un sacco di anni fa, adesso è un bel po' di anni che non vado più all'Eurospin. Molte persone mi dicono che si trovano bene a comprare all'Eurospin. Anche all'Insio mi trovo bene, però la ricotta senza lattosio non c'è. C'è lo yogurt senza lattosio alla fragola e bianco. C'è il formaggio spalmabile senza lattosio, le mozzarelle senza lattosio forse costano come al Lidl, 1,19 euro. Però veramente, o al Lidl o in altri negozi vendessero più cibi senza lattosio, sarebbe meglio, non solo per me, perché non sono l'unica che mangia cibi senza lattosio, però ce ne sono veramente pochi di cibi senza lattosio. Devo vedere al Carrefour, ma al Carrefour forse ci sono solo le mozzarelle senza lattosio, la ricotta non c'è. Gli yogurt non li mangio d'inverno, ho smesso di comprarli, poi non li ho più comprati, né con lattosio né senza. Gelati non li compro più, ho comprato i ghiaccioli, ma vabbè. Giusto così per mangiare qualcosa di dolce, di zuccheroso. Prossimo anno compro gli stampi di nuovo, li lavo a mano invece che in lavastoviglie, così faccio i ghiaccioli in casa e evito di comprarli, che costano cari anche i ghiaccioli. Ed è una cosa inutile comprare i ghiaccioli, comunque una volta ogni tanto li compro, non sempre.
D'inverno voi mi dite no, i gelati chi li compra? No, qualcuno li mangia anche d'inverno i gelati, però non tutti. Sembro strana perché mangio i gelati, cioè gelati, ghiaccioli anche d'inverno. Sono strana, lo so. Comunque, chi è intollerante al lattosio come me non dovrebbe mangiare i latticini. E io come faccio a vivere senza latticini, senza mozzarelle, ma senza formaggio? Vabbè, il grana padano, il parmigiano reggiano, gli intolleranti lo possono mangiare. Dovrei mangiare l'Emmental, il gorgonzola. Non mi piace. L'Emmental e il gorgonzola, gli intolleranti al lattosio possono mangiarlo. Forse anche il brie. La fontina posso anche mangiarla, forse, mi sembra. Avevo scritto, guardato su Instagram, su YouTube, insomma, su Google un po' di formaggi che gli intolleranti possono mangiare, che sono senza lattosio. Non me li ricordo. Correggetemi se sbaglio. Già in inverno non mangio gli yogurt, ma senza latticini non ce la faccio a vivere. Poi esci, tutto pieno di latte, dappertutto, ristoranti, pizzerie, mozzarella con latte. Pochissime pizzerie fanno la pizza senza lattosio, insomma, la mozzarella senza lattosio. Pochissimi ristoranti, pochissime gelaterie fanno i gelati senza lattosio. Bisogna stare a casa, non uscire mai, così non si sta male. Sto scherzando, vedete che rido, no? Non ci prendiamo troppo sul serio. Ho comprato anche il correttore, grazie Melania, l'ho già detto in altri video. Le candele voi le avete comprate all'Idol? Cosa regalate a Natale? Agli uomini e alle donne? Non faccio più video sui consigli di Natale, regali di Natale, li ho già fatti come video e non so che regali fare quest'anno, quindi non faccio nessun video. I vlogmas li fate? Se li fate voi che fate i video su YouTube a parte me, li guardo, io non li faccio. Tanto blatero a vanvera. A presto.